Il principe Harry non tornerà nel Regno Unito per partecipare a un momento delicato per tutta la famiglia reale. La delusione di Re Carlo è fuori misura. Re Carlo III continua a ricevere dolore dal comportamento del suo secondogenito, il principe Harry. Come è noto, quest'ultimo ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare tutti i suoi doveri ufficiali connessi alla corona britannica. Dopo il matrimonio con l'ex attrice americana Meghan Markle, ha fatto i bagagli e si è trasferito a Montecito, negli Stati Uniti. L'accanimento dei tabloid e le pressioni di corte erano troppo gravose per poterle sopportare oltre. I duchi di Sussex hanno preso la decisione migliore per la loro giovane famiglia appena nata. Tuttavia, quella che poteva essere inizialmente una decisione comprensibile, si è trasformata in una faida a suon di polemiche e ripicche. Harry e Meghan Markle, infatti, non si sono ritirati silenziosamente a vita privata per continuare serenamente il loro percorso. Piuttosto, hanno usato tutti i mezzi mediatici possibili per sferrare attacchi velenosi contro la Royal Family, Re Carlo e Principe William inclusi, rispettivamente padre e fratello di Harry. Harry, il nuovo gesto del principe che ha deluso tutti quanti. Il principe Harry è tornato rare volte in patria. L'ultimo avvistamento in Gran Bretagna risale al maggio scorso in occasione della manifestazione benefica sportiva Invictus Games da lui patrocinata. Né il padre, né il fratello maggiore lo hanno voluto incontrare. Meghan Markle, invece, non ha più rimesso piede sul suolo inglese. Tutti si aspettavano che Harry tornasse per un evento triste che ha colpito la famiglia, la morte di Lord Robert Fellowes, deceduto a 82 anni. Lord Fellowes era lo zio di Harry, marito di Lady Jane Spencer, sorella della principessa Diana. L'uomo è stato, inoltre, una figura molto importante per la monarchia britannica. Ha ricoperto il ruolo di segretario privato della regina Elisabetta ed è stato suo consigliere personale. Il duca di Sussex non parteciperà al funerale dello zio, nonostante sia molto vicino alla famiglia di sua madre. La stessa Lady Jane Spencer Fellowes lo ha accolto e abbracciato calorosamente a maggio 2024 per i già citati Invictus Games. Il motivo addotto è sempre lo stesso, che si ripete come una litania: Harry e Meghan sarebbero preoccupati per la loro sicurezza in Gran Bretagna dopo che gli è stata tolta la scorta. Ricordiamo che il servizio è pagato con soldi pubblici. Una volta che i duchi hanno rinunciato al loro lavoro ufficiale per la monarchia, sono diventati cittadini come tutti gli altri. La stampa britannica, però, non si è fatta sfuggire un particolare. I duchi di Sussex saranno presto coinvolti in un viaggio in Colombia, invitati dalla vicepresidente Francia Márquez. Non si preoccupano della loro sicurezza nello stato sudamericano, dove il tasso di criminalità è tra i più elevati al mondo.